settimana scorsa avete visto cose determinanti? E adesso mi chiedo cosa devo fare, devo rapidamente dire le definizioni o avete fatto tutto? È tutto chiaro i determinanti, come si fanno? Fammi vedere se c'è qualcosa che voglio dire. Forse dico questo, che un modo per calcolare il determinante di una matrice, che è per definizione il determinante delle sue colonne, quindi se abbiamo una matrice n per n, queste sono n colonne, e il determinante è un certo numero reale che è stato definito la settimana scorsa. Per calcolare il determinante ci sono tre modi. Il primo modo è di usare una formula che si sa quando n è piccolo. Se n è piccolo, per esempio il determinante di A, B, C, D è AD meno BC, che è anche, non so se è stato detto questo, il valore assoluto di questo determinante. Forse riconoscete che è esattamente l'area del parallelogramma in R2 con vertici 0, AB e CD, è la somma. Questa area qua abbiamo calcolato 3-4 settimane fa in un modo geometrico, adesso riconosciamo il determinante come quest'area, e in generale è utile vedere il determinante come un certo volume, anche se la dimensione è molto grande, ma è solo che la natura vuole che è un volume con un segno. Se vuoi sviluppare una teoria soddisfacente è necessario introdurre questo segno, che ha un'interpretazione come orientazione. Poi anche per n2, per esempio, c'è questa formula per n uguale a 3. La formula è già qualcosa che io non mi ricordo, ma è anche la formula, è la stessa formula che abbiamo usato per calcolare il volume di un parallele pipido, e quindi il determinante di A, B, C, D, E, F, G, H, I puoi calcolare in questo modo. Scrivi qua la stessa matrice A, B, C, D, E, F, G, H, I, e devi calcolare i tre prodotti così e sottrarre i tre prodotti così. Quindi questo diventa A, E, I più G, B, F, no, più D, H, C più G, B, F meno C, E, G meno F, H, A meno I, B, D. Anche questa è una formula che io non memorizzo, ma forse questo trucchetto si può memorizzare. Notiamo che il trucchetto non è una generalizzazione del calcolo per la matrice 2x2. Per la matrice di 2x2 è una volta A meno una volta BC, vedete? E qua invece non due volte, sarebbe zero. Invece qua è diversa, e infatti questo trucco non funziona in dimensioni superiori, errore standard nei compiti. Per una matrice 4x4 non puoi usare questo. Quindi solo per n uguale a 3. Ci sono formule generali, e questo mi porta al secondo caso. Se per n in generale ci sono formule, certamente ci sono formule, ma sono inutili, perché per noi umani sono troppo lunghi, e persino per i computer sono troppo lunghi. L'analoga di queste formule, guarda, in questa formula per il determinante di una matrice 2x2 ci sono due termini
In questa formula per la matrice 3x3 ci sono già 6 termini. E questo si generalizza che in generale ci sono formule inutili. Perché sono inutili? Perché hanno n fattoriale termini. Quindi già per una matrice 7x7, che non è così grande, così, no? Non è così grande, ci sono 5040 termini. Quindi in questo senso sono un po' inutili. Infatti il modo per calcolare il determinante di una matrice grande, anche per un computer, è di usare eliminazione di Gauss. Quindi usare eliminazione di Gauss. Quindi scrivi le colonne, quindi sono vettori V1 fino a Vn, facendo, lo dico in parole un po' povere, un po' non formali, Gauss con colonne, allora lo porti in forma triangolare. Questo vuol dire che lo span di queste colonne iniziali è uguale allo span delle colonne nuove, ma queste colonne nuove sono in forma triangolare, sono così, A1, 1, 0, 0, A1, A2, A2, 2, 0, AN, N, 0, qua sono zeri e qua un sacco di roba. E il vantaggio di questa formula è che la roba qua non importa, il determinante è il prodotto dei numeri sul diagonale. Quindi in questo caso il determinante è il prodotto dei AII, I da 1 a N. Quindi in parole è il prodotto dei numeri sul diagonale. E intendo questa diagonale qua, questa qua. E questo è il modo superiore per calcolare determinanti. Ci sono altre formule che saranno stati menzionati l'altra volta. C'è per esempio una forma che si chiama lo sviluppo di Laplace, che funziona così, che se abbiamo A11, A1n, ANN, forse scrivo anche la seconda colonna, A21 fino a 2N, ANN, qua abbiamo AN1. C'è un modo per ridurre il calcolo di determinanti grandi al calcolo di determinanti più piccoli. Quindi introduco notazione, quindi voglio solo scrivere la formula, notazione, se qua abbiamo il numero AII e se tolgo la sua colonna e se tolgo la sua riga mi rimangono meno numeri, mi rimane una matrice n-1 per n-1, quindi AIJ maiuscolo è la matrice n-1 per n-1 che rimane. È più piccola e quindi la formula è famosa. Forse vi interessa la storia, no, di questa roba. Stranamente i determinanti sono molto più vecchi dei spazi vettoriali. I determinanti trovi già nella letteratura nel 600, ci sono libri pieni di blocchi di numeri e trucchi per calcolare queste cose, ma il concetto di un spazio vettoriale astratto che usiamo qua nella presentazione è molto più recente, questo è fine 900, quindi queste cose che io personalmente trovo abbastanza difficili, guarda che formula, è complicatissima, questa è molto più vecchia. Quindi come la formula di Laplace, anche intorno al 1750 qualcosa, come la sua formula, così il determinante della matrice A, che è questa, è la somma di A1i, i da 1 ad n,
per il determinante della matrice rimanente più piccola, per n un segno meno 1 alla i più 1. Quindi è a1i, a1i, meno a2i, a... no, a1, scusate, a11 per a11, a12 per a12, e così via, fino a meno 1 alle n più 1 per a1n, determinante, mi dimentico anche di scrivere i determinanti. Ok? Questa è la formula. Questo si chiama lo sviluppo di Laplace. Sviluppo di Laplace rispetto alla prima colonna, perché i numeri qua, i numeri, sono esattamente i numeri che stanno nella prima colonna. E faccio la sommatoria sui numeri nella prima colonna e poi i determinanti grandi vivono a destra. Ok? E quindi questo è lo sviluppo di Laplace rispetto alla prima colonna. Ma si può fare rispetto ad una qualsiasi colonna e la formula cambia solo un po', quindi è la somma di i da 1 ad n meno 1, secondo me è i più 1 più k a k i determinante a k i. Questa è la capesima colonna. Quindi usare questa formula è un po' rischioso, ci sono tutti questi segni, c'è il famoso che segno devi prendere, c'è il famoso disegno che lui avrà spiegato, che qua vedi, rispetto alla prima colonna il segno è più, meno, e così via, quindi i segni sono questi. Rispetto alla seconda colonna invece c'è questo K e quindi diventa meno, più e così via, e così via. Anche queste cose trovi già nella letteratura del 600. Quindi questa è una formula anche non molto utile, per esempio per una matrice 5x5, che io posso fare con Gauss facilmente, il determinante diventa una somma di 5 determinanti 4x4. E se faccio un determinante 4x4 nello stesso modo, diventa una somma di 4 determinanti 3x3. E così via. Ok? E quindi alla fine, anche se lo fai sempre con questo metodo, ci sono n fattoriali termini da fare. Un momento. Se non seguite la lezione potete rimanere qua, ma state zitti e non state parlando continuamente. Ok? Potete chiudere la porta, per favore. Quindi questa è la formula di Laplace. C'è un'altra formula ancora che vedi, trovi in Wikipedia, per esempio, che... Allora, questa è per la matrice infinita. C'è un'altra formula ancora che ogni tanto si chiama la formula di Leibniz, anche se Leibniz secondo me non ha inventato la formula. E questa è questa formula qua, che se la matrice abbiamo A, I, J, allora il determinante è, come ho detto qua sopra, è una somma di n fattoriale termini. E adesso faccio qua, scrivo questa somma. Quindi anche questa formula è completamente inutile, ma lo scrivo. F a più inutile per fare calcoli, forse è utile per dimostrare certe proprietà. Quindi il determinante è la somma su certi sigma, che spiego dove sono, cosa sono, meno 1 al segno di, oh no, forse no, forse scrivo così, per il segno di sigma, per il prodotto i da 1 ad n
AI sigma I. E adesso vi spiego cos'è sigma e cos'è il segno, da quanto ho capito è stato dimostrato o è stato spiegato la settimana scorsa. Sigma, cos'è sigma? Sigma varia fra le biezioni dall'insieme 1 meno n con se stesso. Capite? Per esempio, sigma potrebbe essere se io ho qua 1, 2, 3, 4 e qua ho anche 1, 2, 3, 4. Un esempio di un sigma, quindi sigma fa confusione, no? Manda 1 per esempio in 2, 2 in 4, 3 in 3 e per forza 4 in 1. Questo è una permutazione. Si chiama in questo contesto insieme finito è una biezione. Si dice anche che sigma è una permutazione. Quante permutazioni ci sono di questo insieme? Ma lo puoi facilmente contare, devi decidere dove va uno, ci sono n scelte, poi devi decidere dove va due. Adesso non ci sono più n scelte, perché hai usato uno, ci sono n meno uno scelte. E quindi la cardinalità dell'insieme delle biezioni di 1, 2 fino a n è uguale a n per n meno 1 per n meno 2 e così via. E questo è esattamente n fattoriale. È da lì che viene questo fatto che ci sono formule che hanno n fattoriale, termini. Ok, quindi vi ho spiegato cos'è sigma. Quindi qua ci sono n fattoriale, termini. E cos'è il segno di sigma? Ma è abbastanza chiaro che se io faccio confusione con qualche sigma, che bello. Jesus Christ. No, se prendo qualche sigma, per esempio questo sigma qua, faccio un esempio. Questo sigma qua. Quindi 1, 2, 3, 4. E io cosa voglio fare? Voglio mandare 1 in 2, adesso lo scrivo in un modo diverso, 1 va in 2, 2 deve andare in 4 e 4 deve andare in 1 e 3 rimane dov'è. Questo è sigma con un disegno diverso. Adesso l'osservazione è che ogni sigma è una composizione di scambi. Scambi tipo I va in J e J va in I. Per esempio, come posso scrivere? Questo non è uno scambio, no? Perché qua 1 va in 2, 2 va in 4, 4 va in 1 e 3 rimane dov'è. Come posso raggiungere, ottenere questo effetto? Soltanto scambiando. Ah, per esempio posso prima mandare 1, 2, 3 e 4. Prima, per esempio, posso scambiare 1 e 2. 2, 1, 3 faccio nulla e 4 faccio nulla. Scusate, qua è sempre 1 e qua è sempre 2, ok? Adesso almeno, vedete, 1 va in 2, questo è ok, ma 2 non va ancora in 4, 2 va in 1, bravo. Adesso scambio 1 e 4, e quindi con 2 non faccio niente, e con 3 non faccio niente. E adesso ho l'effetto desiderato, vedete, 1 va in 2, rimane in 2, 2 va in 1, va in 4, e 4 va in 4, va in 1, e povero 3 non succede mai nulla. E questi sono due scambi.
forse mi credete se dico che ogni permutazione puoi sempre raggiungere in questo modo, basta scambiare sufficientemente volte. Quindi ogni sigma è sempre una composizione di scambi. Ma il numero non è ben definito, può essere che io lo faccio, lo scrivo come prodotto di scambi, ma poi qualcun altro lo fa e trova un altro numero, lo fa in modo diverso. Qui questo è vero, ma la parità è sempre uguale, quindi il numero di composizioni può variare persino per lo stesso sigma, no? Per esempio posso fare questo anche in questo modo: 1, 2, 3, 4. Quindi prima faccio questo, scambio 1 e 2 e 3 lascio stare, e poi sono stupido, come sapete, e adesso scambio 3 e 4 per sbaglio, scambio 3 e 4. E poi quindi adesso falliamo, 1 va in 2, 2 deve andare in 4, quindi 2 mando in 4 adesso, 1 lascio dov'è, e loro cosa posso fare? Non so, 3 mando in... Bene, adesso fammi vedere, devo farlo giusto, 3 va in 3, e 2 va sempre in 2. No, è sbagliato, no? 2 non può andare in 2. E qua i numeri sono sbagliati, 3 e 4. 3 deve andare in 2. Quindi adesso 1 va in... L'unica cosa che voglio far vedere è che il numero di scambi non è ben definiti, quindi adesso voglio mandare 2 va in 1 va in 4, 3 mando sempre in 3 e 1 in 1, no, 4 deve andare in 1, così, ok? E adesso spero che l'ho fatto che adesso con uno scambio riesco ad arrivare al risultato che voglio. Guarda, 1 va in 2, va in 2, va in 2, quindi voglio che va in 2. 2 va in 1, va in 1, adesso devo andare in 4. 3 va in 3, va in 4, va in 1, devo andare... No, c'è qualcosa che non va. 2 va in 1... va in 4, 2 va in 1, va in 4, 4 va in 4, va in 3, devo andare in 1, è un casino, l'avrei dovuto preparare, scusate. Sì? Lo faccio così, voglio solo convincervi che il numero di permutazioni non è unico. Quindi la cosa che faccio, rifaccio questo. Quindi adesso riscambio 1 e 4 e 2 e 3 lascio come sono. Ok? Quindi ero stupido e ho rifatto questo. Quindi adesso ho già fatto 1, 2, 3, sapete qualcosa? Guardo nella pausa, vi faccio vedere dopo la pausa, non riesco così. Quindi il numero di scambi può variare, ma la parità no, la parità è sempre uguale. E quindi cos'è questo segno? Il segno è la parità, quindi il segno di sigma è
più uno se sigma è un prodotto o una composizione, forse scrivo composizione, di un numero pari di scambi, e è meno uno se sigma è un numero dispari di scambi. Questo è la cosa. Poi dopo la pausa, o in un altro modo, vi faccio vedere che questo esempio. Quindi queste cose non dimostro rigorosamente, non sono molto difficili. In un corso di algebra si fa questo, ma io non lo voglio fare qua. C'è un'altra cosa ancora. Se A è una matrice, quindi ha come coordinata A, I, J, c'è la cosiddetta matrice trasposta, che sono gli stessi numeri ma è A, J, I. Questo vuol dire che se hai la matrice A devi riflettere la matrice A rispetto al diagonale, deve essere una matrice quadrata, n per n, e allora se fai la riflessione il risultato è la matrice trasposta. E è un fatto che non dimostro neanche, che il determinante di A è uguale al determinante della matrice trasposta. Questa è una conseguenza piacevole. Questo vuol dire che tutte le cose che ho fatto qua con colonne puoi anche fare con righe, perché fai la trasposta e fai il calcolo con righe. Quindi questo implica, abbiamo anche Laplace con righe, quindi sviluppi rispetto a qualche riga, e possiamo anche fare Gauss con righe. E quindi forse questo è l'unico esempio nella teoria dove puoi mescolare le righe e le colonne come ti pare. Se calcoli indeterminante puoi fare qualche calcolo con colonne, puoi cambiare punto di vista e fare qualche calcolo con righe, il risultato è sempre uguale. Se lo fai risolvendo equazioni, guai, il risultato sarà completamente sbagliato, ma calcolando un determinante si può fare. Un'altra formula che abbiamo, che si chiama, nel sud dell'Europa si chiama la formula di Binet, dice che un determinante di un prodotto di matrici è uguale al prodotto dei determinanti. E questo implica in particolare che il determinante della matrice A per il determinante della sua, questa è la matrice inversa, che questa è la matrice del prodotto, che è la matrice identità, ma la matrice identità ha determinante 1. E quindi questo dimostra che il determinante di una matrice inversa è l'inversa del determinante. E perché si studiano i determinanti? Ci sono due ragioni. Quindi, i determinanti, quindi perché? Ci sono due ragioni. La prima ragione è il fatto che un determinante è un volume. E per esempio ci sono formule in calcolo differenziale, se calcoli certi integrali, quando fai un cambiamento di coordinate per facilitare il calcolo, appaiono dei determinanti, si chiamano jacobiane, e quindi sono importanti per quella ragione. La seconda ragione è che un determinante vede se una matrice è invertibile o meno. Abbiamo questo risultato, quindi un determinante di una matrice non è zero se e solo se la matrice è invertibile. E infatti ci sono altre cose che sono anche equivalenti,
il determinante non è zero se e solo se le colonne sono indipendenti. E questo è equivalente a dire che l'immagine della moltiplicazione per il determinante è tutto, è Rn, cioè tutto. E questo vuol dire che moltiplicare per la matrice M è suriettivo e, come abbiamo visto, questo è equivalente a essere biettivo e quindi questo è equivalente a essere invertibile. Lo guardiamo ancora un po' perché queste cose sono equivalenti. Guarda, questa equivalenza segue da, quindi questa equivalenza qua segue da questa formula. Abbiamo determinante di A per determinante di A meno 1 è 1. E quindi se A meno 1 esiste, se A meno 1 esiste, cioè A invertibile, in questo caso non è possibile che il determinante sia nulla perché abbiamo questa formula. Questo è chiaro, quindi è meglio dire che questo è chiaro. E per vedere il viceversa, non so meglio che andare così, ok? Quindi faccio vedere che questi sono equivalenti, questi sono equivalenti, questi sono equivalenti, e quindi abbiamo anche questo. E quindi ci pensiamo un po', questo ho già detto, perché è equivalente questo? Ma A è invertibile, A è invertibile, è equivalente a dire che, che la moltiplicazione per A, moltiplicazione per A da Rn in Rn è biettiva, no? Se è biettiva esiste un'applicazione inversa rappresentata dalla matrice inversa, quindi essere invertibile è la stessa cosa che dire che A è una biezione. E poi abbiamo visto due settimane fa che biettiva, stranamente in questo contesto, se vai da Rn in Rn, è equivalente a dire a suriettiva. E suriettiva vuol dire che l'immagine è tutto, e questo ho detto qua. Quindi questo è, questi sono quindi equivalenti, giusto? No, se le colonne sono indipendenti, allora adesso vi spiego questo. Se le colonne sono indipendenti, questo vuol dire che la dimensione dello span delle colonne è n. Quindi questo vuol dire che la dimensione dello span delle colonne è n. Infatti è se e solo se. Se la dimensione dello span delle colonne è n, le colonne sono indipendenti. È la stessa cosa. E questo vuol dire che l'immagine è tutto, perché l'immagine per definizione è lo span delle colonne. Quindi questi sono chiaramente equivalenti. E finalmente spiego questo. Questo segue dall'algoritmo di Gauss. Perché se io applico Gauss con le colonne, cosa faccio? Allora ho le colonne V1 fino a Vn, applico Gauss e ottengo altre colonne che sono in forma triangolare, ma il punto del procedimento è che durante i calcoli lo span non cambia. Quindi, ma questi sono in forma triangolare. Ma se sono triangolari, allora il determinante è il prodotto di tutti i numeri. Questo non è zero, se non ci sono zeri su diagonale. Ma se non ci sono zeri su diagonale, i vettori sono indipendenti. Ma se loro sono indipendenti, anche loro sono indipendenti, perché non ho cambiato lo span.
Quindi anche questo è chiaro che è equivalente. E quindi questo è anche, e questa è forse la formula più importante, il determinante vede se la matrice è invertibile o meno. Infatti, forse vi ricordate la formula per la matrice inversa, si vede questo? La matrice inversa ha questa formula, A meno 1 è 1 diviso delta, che questo vuol dire che devi dividere tutti i numeri qua per delta, meno C meno B. E cos'è delta? Delta è AD meno BC, e questo è esattamente il determinante della matrice. E infatti non riesci neanche a scrivere questo, perché non è permesso dividere per zero, se il determinante è zero. Ok? Quindi è proprio necessario che questo non è zero, se no la formula non ha nessun senso. Ci sono domande su questo? No? Devo fare un esempio di un determinante con Gauss? Sì? Un esempio? Ok. Questo determinante 1, 1, 2, 1, 0, 1, meno 1, 1, meno 1, meno 1, meno 2, meno 1, o forse prima così, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 0. Cosa possiamo dire di questo determinante? Possiamo dire questo, guarda, non sono indipendenti, perché c'è il vettore 0. E quindi il determinante è zero, senza far grazie a questa equivalenza. Quindi non sono indipendenti. Puoi anche dire, forse ancora più facile, in generale vale questo, che il determinante, se io ho qua le colonne V1 fino a Vn, no? Questo intendo le colonne, no? E se moltiplico una di queste colonne per lambda, un numero reale, lambda è un numero reale, allora per multilinearità, per linearità in ogni variabile, questo è lambda per il determinante. Questo si sa. E questo implica che se c'è una colonna con solo zeri, posso moltiplicare questa colonna per zero, senza cambiare la colonna, lambda uguale a 0, quindi è lambda uguale a 0, esce e mi dà 0. Quindi forse è ancora più facile. Quindi questo puoi applicare qua, usare lambda uguale a 0 nella quarta colonna. Quindi se una colonna è completamente nulla, il determinante si annulla. Ecco, un altro esempio, determinante 1, 0, meno 1, meno 1, 0, 1, 2, 1, 1. Cosa possiamo dire di questo? Qua osserviamo che le prime due colonne sono proporzionali e quindi non sono indipendenti. E quindi la terza colonna non c'entra neanche. Ma anche con la terza colonna, questi tre vettori non sono indipendenti. E quindi possiamo dedurre da questo fatto qua che il determinante è zero. Perché se non sono indipendenti, questo vuol dire, grazie a queste equivalenze, che A non è invertibile. Ok? Adesso un esempio vero con un calcolo e poi facciamo una pausa. Una domanda? No? Allora facciamo il determinante di
1-0-1-1-2-1-0-0-1-2-1-0-0-2-1-0-0-2-1-0-0-2. Non so cosa avviene. E lo faccio con Gauss. Ah, mi sono dimenticato di dire il quarto modo per calcolare determinante, di usare la calcolatrice, chiaramente. Anche se già dare la matrice al calcolatrice sono n quadro numeri che devi entrare senza sbagliare, e non è banale. Quindi anche questo metodo è molto facile. Quindi facciamo Gauss con righe, faccio. Oh no, o con colonne, perché no? Con colonne, il primo metodo. E quindi il determinante è quindi uguale. Prendo la prima colonna e uso la prima colonna per creare zeri nella prima riga. Qua è già zero. Devo sottrarre questo una volta, questo non cambia il determinante, e devo sottrarre due volte e anche questo non cambia il determinante. Se sottrago qua mi viene 0, 0, 0, sottrago 2 e poi sottrago questo 0, quante volte? 2 volte, 1, 2, 0, meno 2, mi viene questo. Quindi questi due determinanti sono uguali. E ora forse è utile usare Laplace. Uso Laplace per cambiare. Posso cambiare metodo, io impasto. Perché voglio fare Laplace? Perché osservo qua una colonna che è quasi solo nulli. E quindi posso usare lo sviluppo di Laplace rispetto alla terza colonna. Ci sono quattro termini, ma tre di loro sono nulli. Solo questo mi dà una contribuzione. Quindi trovo 0 più 0, o meno 0 se volete, più 0 più una contribuzione che è 2 per il determinante della matrice che ottengo quando butto via la terza colonna e la quarta riga, dove sta 2. E mi rimane 1, 0, meno 1, 0, meno 1, 1, 0, 1, 2. E il vantaggio è che la matrice è diventata più piccola. L'unica cosa che devo ancora sistemare è il segno. Non ci ho pensato ancora. Quindi abbiamo più, meno, più, meno, più, meno. Viene con un meno, quindi devo qua scrivere un meno. Non importa che strada fai, no? Più, meno, più, meno, più, meno, più, meno, più, meno, più, meno, è sempre meno. Non importa che strada segui. Ok, adesso abbiamo un determinante che è diventato più piccolo e posso ripetere il trucco. Ma adesso uso questa colonna. Riga, riga, ma la Laplace abbiamo anche con righe, come ho detto. Quindi riuso, quindi questo è la Laplace rispetto alla terza colonna. Adesso faccio la Laplace, quindi questo qua, la Laplace rispetto alla prima riga. E questo è facile, beh, il segno sappiamo subito, è un più. Quindi è più, meno 2, non dimenticare, meno 2 per più 1 per il determinante della matrice che rimane se tolgo la riga e la colonna dove sta questo 1. E mi rimane questo, determinante meno 1, 1, 1, 2. E ora uso la formula che so. Per matrici 2 per 2 ho memorizzato la formula, quindi adesso uso la formula AD meno BC e quindi trovo meno 2 per più 1 per meno 1 per 2 meno 1 per 1. E questo è meno 3 per meno 2, 6, trovo più 6. D'accordo?
qualcuno ha fatto il calcolo indipendentemente. Quindi qua ho usato tre metodi, una formula che so, Laplace e Gauss. Facciamo una pausa.